62 edizioni di una prestigiosa stagione che è riconosciuta a livello nazionale come una delle più importanti. E sicuramente dal punto di vista storico e dal punto di vista anche dei numeri e dell'importanza a livello regionale. E cosa abbiamo previsto per questa stagione? 7 concerti di altissimo livello. Iniziamo con Giuseppe Gibboni, che è il vincitore dell'ultima edizione del concorso Paganini, un concorso atteso dai violinisti di tutto il mondo, ma anche dai direttori d'orchestra e dai direttori artistici delle società di concerto. La cosa più sensazionale di questo giovane artista, che appunto la sua giovane età, 20 anni, a 20 anni raggiungere un livello così alto dal punto di vista non solo tecnico ma anche espressivo, è stato riconosciuto, è stato apprezzato e premiato anche da Sergio Mattarella, quindi voglio dire, e noi siamo stati, devo dire, con orgoglio tra le prime società importanti a coinvolgere Gibboni nella stagione concertistica. Ecco, poi la stagione continua con tutta una serie di grandi interpreti. Avremo il ritorno della forma della Filarmonica Marchigiana dopo un periodo di assenza dovuto alla chiusura del Teatro Rossini. Abbiamo calibrato un programma proprio ad hoc per il teatro sperimentale, che vede la presenza di Francesco Di Rosa, un oboista, primo oboe dell'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia di Roma, ma è soprattutto un orgoglio italiano nel mondo. E per quanto riguarda questo strumento è considerato proprio al top. E avremo il recupero del concerto di Massimo Mercelli con Lorenzo Bavai, un duo che ha una tradizione e una storia trentennale, e importante non solo per l'alto livello esecutivo, ma anche perché, soprattutto Mercelli, per quanto riguarda il flauto quantomeno, è uno degli innovatori del repertorio di questo strumento. Avremo poi, nell'occasione delle celebrazioni rossiniane, quindi a fine febbraio, un duo violoncello e pianoforte, anche qui ritorno al discorso del coinvolgimento dei giovani, Francesco Stefanelli al violoncello e Elia Cecino al pianoforte, e sono due giovani straordinari. Poi avremo un artista che stiamo inseguendo veramente da tanti anni, non eravamo mai riusciti a scritturarlo a Pesaro, è Marc-André Hamelin, e qui siamo al top proprio del pianismo internazionale, quindi i pianisti saranno, ma non solo i pianisti, tutti gli amanti del repertorio per pianoforte saranno consolati di una figura così rappresentativa. E abbiamo poi un concerto di musica antica, che non è frequente nella stagione degli anteconcerti, perché il repertorio che normalmente battiamo è un po' di natura diversa, però di tanto in tanto anche la musica antica viene programmata. In questo caso è stato scelto un repertorio molto tipico e molto rappresentativo della cultura italiana, ossia il barocco veneziano. L'ultimo concerto in programma abbiamo niente meno che Stefan Milenkovic, che è una figura oramai ben nota a Pesaro e apprezzatissimo, i suoi concerti sono sempre sold out, e con Enrico Bronzi, quindi violino e violoncello, che ripropongono questa formazione in pandan con la prima parte della stagione, ma con un repertorio molto molto bello e anche di composizioni estremamente importanti nel repertorio cameristico, ma data la particolarità del duo, vengono rarissimamente eseguite.